Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Michela, sono Nomoa e vi do il benvenuto oggi in questo nuovo video. Ho avuto l'idea di portare un video consigli se ti stai per sposare. Come avrete già visto dalla copertina d'immagine del video, come ti ho già accennato prima, io sono una makeup artist professionale. Ho cominciato per prima cosa frequentando un corso di makeup correttivo di abbellimento, che è la base per chi vuole intraprendere questo mestiere, per poi specializzarmi in trucco sposa da matrimonio, in trucco cerimoniale, per poi diplomarmi proprio recentemente in trucco editoriale e di moda. Oggi non parleremo di trucco moda, ovviamente. Oggi invece vorrei parlarvi e darvi dei suggerimenti su come organizzare al meglio il giorno del matrimonio tra parrucchiere e servizi estetici in generale. Quindi darvi proprio dei consigli su quelle che sono le tempistiche che dovete tenere in considerazione il giorno del matrimonio e nei giorni precedenti appunto alla cerimonia. Per prima cosa, sicuramente avrete già trovato un makeup artist e dei professionisti a cui rivolgervi nella vostra zona. Per chi non lo sapesse, io opero nel nord Italia, specialmente nella zona tra Lombardia e Piemonte. Vi lascio qua i miei contatti Facebook e Instagram. Attualmente non ho TikTok perché è una piattaforma in cui non mi ci ritrovo al momento. Quindi, se doveste essere interessati a contattarmi, qua e nell'info box trovate tutti i dati per contattarmi. Se invece avete già trovato un professionista a cui rivolgervi, vi suggerisco di tenere in considerazione dei fattori. Innanzitutto il budget. Le spose e anche gli sposi, perché anche agli uomini interessa essere al loro massimo splendore il giorno del loro matrimonio, hanno già in mente solitamente un budget ben definito sul quale spendere. Per questo vi invito ad affidarvi al passaparola, il metodo ancestrale più veramente redditizio, perché tramite il passaparola, mettendo in giro la voce, ci si può fare un'idea su quali sono i professionisti della vostra zona più riconosciuti, più esperti e più apprezzati che potete trovare, oppure se non riuscite a trovare nessun tipo di professionista, potete affidarvi a siti come matrimonio.com, trovate anche me, che vi suggerisce direttamente delle figure professionali a cui rivolgervi, parrucchieri, dal catering per il matrimonio alle location, e vi dà tutti gli indirizzi e permette anche di mettervi in contatto direttamente con la persona e di ricevere un preventivo. Il preventivo, come sapete, è sempre gratuito, quindi per prima cosa è trovare un makeup artist che rientri nel vostro budget. Ci tengo ad aprire una piccola parentesi sul perché un makeup artist si faccia pagare quello che si faccia pagare, nel senso che solitamente un buon makeup artist, anche solo alle prime armi, non si fa pagare mai meno di 200 euro, perché veramente 200 euro, ragazzi, è il minimo indispensabile per cui un professionista si possa far pagare. Conosco anche altri miei colleghi che si fanno pagare anche più di 400 euro, 450 euro, questo perché si paga l'esperienza, i materiali e soprattutto, ragazzi, la professionalità ed i corsi. Perché, per chi non lo sapesse, il makeup artist, come tutte le altre figure professionali a livello estetico, ha un continuo bisogno di aggiornarsi. Io stessa quest'anno ho partecipato ad una masterclass a Milano incentrata sulle sfumature del trucco occhi. Questo perché bisogna sempre tenersi ben aggiornati su quelle che sono le tecniche, le tendenze, i prodotti, per cercare di offrire ai miei clienti la miglior tipologia di servizio possibile. Ovviamente, ragazzi, assolutamente bisogna sempre tenere in considerazione le proprie tasche e quanto si vuole spendere. Solitamente nel budget del make-up per il matrimonio si tengono conto ben due cose, ovvero la prova trucco sposa, che qui vi consiglio di tenere non prima dei 6 mesi dalla data delle nozze, ma nemmeno troppo a ridosso del matrimonio. Quindi il consiglio che vi do è quello di fare la prova massimo 2 o 3 mesi prima delle nozze, non più tardi, altrimenti potreste accavallarvi con quelli che sono tutti gli impegni dovuti appunto all'organizzazione del matrimonio. Quindi trovare un professionista, mettersi d'accordo su quella che sarà la prova trucco, che solitamente viene inserita all'interno del preventivo totale, dove voi pagherete l'anticipo, quindi darete anche una caparra e fermerete la data.
Una cosa che io faccio, che mi è stata insegnata, che io trovo assolutamente importante e basilare, è quella di firmare un contratto. E direte, addirittura firmare un contratto? Sì, perché dovete tenere in considerazione che quello è un impegno. Assicura sia a voi in primis che siete i clienti che a noi lavoratori il fatto proprio di avere un pezzo di carta scritto e stipulato, firmato da entrambe le parti. Per cui si è, tra virgolette, obbligati a mantenere la parola data. Vi assicuro che ho già sentito più volte di truccatori o anche di clienti che all'ultimo abbiano disdetto il trucco. Questo perché per motivi economici, perché non si voleva più spendere, perché per motivi personali non si voleva più lavorare per quella persona. Può succedere veramente un disastro, credetemi. Il contratto vi assicura l'assoluta partecipazione quel giorno a vostro servizio in questo caso. Dopodiché dovreste ricevere una ricevuta fiscale o con allegato una marca da bollo. Per la legge attualmente in vigore, io so che superati i 74-77 euro ora, non ricordo, bisogna assolutamente affiancare una marca da bollo di 2 euro. Per assicurarvi che questo pagamento sia assolutamente a livello fiscale legale. Durante la prova trucco voi effettuerete quello che effettivamente sarà il trucco del giorno del matrimonio. Quindi dovranno essere utilizzati gli stessi prodotti e dovrà essere riproposto lo stesso make-up. Io personalmente mi affido alle face chart, queste immagini stilizzate del viso in cui vado a trascrivere che cosa utilizzo per ogni sposa o sposo che vado a truccare quel giorno. In questo modo io sarò sicura al 100% di che prodotti dovrò andare ad utilizzare e quindi andrò diretta al sodo senza perdere tempo. La cosa migliore in assoluto che potreste fare è magari fare lo stesso giorno della prova trucco anche la prova capelli. In questo modo riuscireste proprio a vedere il vostro look totalmente realizzato e quindi potreste farvi un'idea concreta del vostro aspetto per capire se rispecchia quello che volete. Adesso che vi ho spiegato tutti quelli che dovrebbero essere i passaggi organizzativi prima del giorno del matrimonio, ora che vi ho elencato a grandi linee tutti quelli che dovrebbero essere dei buoni suggerimenti da tenere in considerazione per le tempistiche precedenti al giorno del matrimonio, vado ora a elencarvi quelle che sono nello specifico le tempistiche dei servizi estetici. Prima però di arrivare a questi suggerimenti, se il video ti sta piacendo, ti invito a lasciarmi un mi piace qua sotto, trovate il pollicino da cliccare sopra. In questo modo mi aiutate tantissimo a farmi conoscere anche da altri utenti e perché no anche da altre creator. Se avete anche delle domande da farmi un po' più nello specifico, potete lasciarmele qua sotto nella sezione commenti. Io sono sempre lì che aspetto di parlare con voi. E se non l'hai ancora fatto e ti piace il mio canale, ti invito ad iscriverti perché mi aiuta tantissimo, come ti ho già detto. Oltretutto, ragazzi, il canale sta crescendo veramente tantissimo e io sono veramente contentissima di tutta questa vostra partecipazione. Grazie mille davvero. Allora, arriviamo finalmente alla cosa succulenta, quindi alla ciccetta che voi stavate aspettando, ovvero quali sono i tempi migliori da osservare per andare a prenderci cura in modo estetico al meglio e presentarci proprio raggianti, belle o belli il giorno del matrimonio? Gran parte dei matrimoni solitamente si tiene con la bella stagione, soprattutto in estate, senza nulla togliere a chi vuole sposarsi in altre stagioni, ma ovviamente con il caldo estivo tendiamo ad esporre maggior parte del nostro corpo. Schiena, braccia e gambe e anche décolleté sono le parti del nostro corpo più esposte in assoluto. Che trattamento possiamo andare a svolgere per rendere il nostro corpo e la nostra pelle raggiante, luminosa e soprattutto bella, compatta e liscia? Io vi suggerisco di fare un trattamento scrub. Che decidiate di andarlo a fare dall'estetista, quindi in modo professionale, o che decidiate di farlo a casa vostra con dei prodotti buoni, mi raccomando, buoni e di qualità, vi suggerisco di svolgere questo trattamento almeno 15 giorni prima. Questo perché se doveste avere qualsiasi tipo
di reazione allergica, arrossamenti, magari se lo fate da soli scartavetrate un pochettino troppo la pelle, quindi magari vi potreste creare delle leggere abrasioni. Diamo il modo al nostro corpo e alla nostra pelle di andare a rigenerarsi e quindi di cicatrizzare quelli che potrebbero essere dei leggeri segnetti che magari il nostro makeup artist di fiducia non potrebbe riuscire a coprire, perché ricordatevi che il trucco parte sempre da un'ottima skincare. Infatti, un servizio che io offro ai miei clienti è proprio servizio di skincare personalizzata. Benché io non sia un dermatologo e vi invito sempre a rivolgervi a un dermatologo se soffrite di problematiche complesse alla pelle, comunque quello di andare a strutturare una skincare personalizzata e di andare a suggerire dei prodotti secondo il budget che mi viene indicato dal mio cliente. Quindi mi raccomando, sia per il viso che per il corpo, svolgete sempre una corretta skincare, soprattutto se ci tenete ad apparire al meglio il giorno delle nozze. Secondo suggerimento che ho da proporvi è quello dei capelli. Innanzitutto avrete già concordato con il vostro parrucchiere, la vostra parrucchiera di fiducia, quello che sarà l'acconciatura, lo styling, la tinta, il colore, le mesh, insomma tutto quello che riguarda i capelli. Le tempistiche che io vi suggerisco per andare a modificare in qualsiasi modo i capelli, che li vogliate schiarire, li vogliate scurire, in qualsiasi modo è quello di tagliarli, comunque andare a trattarli 2 settimane, massimo 10 giorni prima del matrimonio, perché per qualsiasi dubbio, per qualsiasi ripensamento, avete comunque tempo di andare a sistemare o comunque di andare a tamponare il danno qualora fosse fatto qualsiasi tipo di danno. Ovviamente, se decidete di tagliarvi i capelli a questa lunghezza, l'unica soluzione che forse il parrucchiere vi possa offrire è quella di andare a mettere delle extension, ma comunque per qualsiasi cosa le tempistiche che vi suggerisco sono queste. Un altro consiglio che ho da darvi è quella della pulizia del viso. Il vostro makeup artist apprezzerà tantissimo il fatto che voi svolgiate una professionale pulizia del viso, quindi una pulizia se il vostro makeup artist di fiducia è un estetista, magari vi rivolgete a un estetista in un centro estetico che svolge anche il servizio di makeup, tanto meglio. Io personalmente non offro questo servizio, ma suggerisco sempre alle mie clienti di andare a fare comunque una pulizia del viso almeno 2 settimane prima del matrimonio. Perché se sfiga vuole, quante volte ci ritroviamo in delle situazioni in cui le cose dovrebbero andare assolutamente bene, ma c'è sempre l'imprevisto. Mi raccomando, rispettate queste tempistiche, perché potrebbe succedere ci sia magari un brufolino schiacciato di troppo, quindi potrebbe esserci la crosticina, il segno, magari svolgiamo dei peeling chimici che quindi vanno un pochettino a seccarci la pelle, a segnarci la pelle, per un non nulla, un'irritazione a qualsiasi tipo di prodotto, che la pelle è un niente che ci si rivolta contro. Io ricordo una delle prime spose che ho fatto, lei aveva effettuato una ceretta in questa zona qua del viso e le era uscita una follicolite, ragazzi, quindi uno sfogo, era piena di puntini rossi e risolvere la situazione non è stato facile, soprattutto a ridosso proprio di un paio di giorni del matrimonio. Quindi mi raccomando, a chi vi affidate, ai professionisti a cui vi affidate, il mio suggerimento è quello di spendere un pochettino più di soldi, ma di essere sicuri al 100% di affidarci a persone che sanno quello che stanno facendo. E sempre parlando di cerette, se voi doveste decidere di svolgere questo metodo di epilazione, che non è l'unico metodo in assoluto, ma è uno dei più comuni, quello di fare la ceretta con striscette e cera, vi suggerisco di effettuare la ceretta almeno 4 giorni prima del matrimonio, sempre per la famosa follicolite che purtroppo può succedere, soprattutto in estate, con il caldo, con la sudorazione, la pelle un pochettino può irritarsi più facilmente che in inverno. In questo modo la pelle ha più tempo di rimarginarsi e di sistemarsi, non incappate in spiacevoli problemi. L'ultima tempistica invece che ho da suggerirvi riguarda le unghie. Che voi decidiate di tenerle al naturale o che voi decidiate di fare una ricostruzione, non ve lo suggerisco, soprattutto se fosse la prima volta che andate appunto a svolgere una ricostruzione sulle vostre unghie. Vi suggerisco invece
di utilizzare uno smalto semipermanente almeno 2 giorni prima del matrimonio. Questo perché il semipermanente è molto più resistente rispetto che a uno smalto normale. Potrebbe capitare, soprattutto gran parte delle spose sceglie stili nude o lattiginosi, unghie molto chiare, comunque molto femminili, semplici, il giorno del proprio matrimonio. E questa tipologia di colore purtroppo tende a sbeccarsi molto più facilmente, è molto più delicata. Quindi, per non incappare in sbeccatura dell'ultimo minuto, rotture di unghie, eccetera, vi suggerisco appunto il semipermanente 2 giorni prima delle nozze. E questi, ragazzi, erano i consigli a livello di tempistiche, perché purtroppo, o perché non ci si pensa, o perché magari proprio non si sa, non si tengono in considerazione tutti questi fattori. In questo modo ci tenevo a suggerirvi e magari anche a rasserenare qualcuno di voi che appunto quest'anno si sposa. Se dovesse essere così, io vi faccio i migliori auguri, vi auguro che quel giorno sia bellissimo e speciale. Spero che questo video, oltre che avervi tenuto un po' di compagnia, vi sia servito proprio a livello pratico. Fatemi sapere se è così qua sotto nei commenti. Vi invito sempre a lasciarmi un mi piace se il video vi è piaciuto e come mezzo di supporto assolutamente gratuito. Per questo video è tutto, alla prossima!